che cosa guardiamo quando contempliamo l'Eucaristia? E la prima risposta è molto semplice, perché è quello che stiamo vivendo. Contempliamo il gesto di amore che Gesù ha fatto per noi. Il giorno prima di morire, Gesù ha fatto una cena con i suoi discepoli. Durante la cena ha preso un pezzo di pane, lo ha spezzato, lo ha dato ai discepoli e ha detto: è il mio corpo offerto per voi. Prendete e mangiate. Più chiaro di così non poteva essere. Gesù interpreta, vive la sua morte in croce non come un destino avverso anonimo, ma come un atto di amore. Il mio corpo per voi. La vita di Gesù spezzata per noi. Quindi effettivamente un atto di amore. E siccome l'atto di amore è la morte in croce, è un atto di amore totale e irrevocabile. Totale perché dona tutto quello che è. Non gli rimane più niente di suo. La sua vita l'ha trasformata in dono. È irrevocabile perché non può più tornare indietro. E quando facciamo un dono possiamo anche dopo cambiare idea e diventare ostili o nemici, ma quando si dona la vita non si torna più indietro, lì il dono è irrevocabile. E Gesù ha fatto questo. Noi contempliamo nell'Eucaristia una vita spezzata, e una vita spezzata per noi. Che cosa vuol dire quel per noi? Perché possiamo dire che la morte del Signore in croce ci riguarda? Ci riguarda perché la morte di Gesù in croce ha compiuto la trasformazione più sorprendente che si possa immaginare nel mondo. La trasformazione, l'uomo è un grande trasformatore. Prende dei materiali che sono le pietre, il legno, la carta e così via e fa delle robe come questa chiesa. L'uomo è fatto così, è fatto per trasformare, per prendere nelle sue mani il mondo e per dare al mondo una forma bella, artistica, ma una forma utile. Le nostre case, le nostre strade, evidentemente gli strumenti che ci servono per vivere sono tutte trasformazioni. Ma c'è una trasformazione che sta al di sopra di tutte le altre e che è quella che Gesù ha compiuto sulla croce. Ed è la trasformazione del male in bene, dell'odio in amore, del tradimento in servizio. Gesù sulla croce ha subito la cattiveria umana, ha subito una sofferenza ingiusta, ma quella sofferenza ingiusta, quella cattiveria, non è riuscita a renderlo cattivo. Gesù ha risposto alla cattiveria degli uomini con un amore più grande. Paradossalmente, è paradossale questo qui, però il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, il giudizio ostile del Sinedrio, il giudizio contraddittorio di Pilato, gli insulti dei soldati, cioè tutte queste realtà che sono peccato e male, tutte queste sono diventate in Gesù un atto di amore. L'atto di amore più grande che si possa pensare. E non c'è una trasformazione più importante di questo. Riuscire a trasformare il male del mondo in amore, in solidarietà,
in fraternità è un miracolo, più grande che risuscitare Lazzaro da morte. Lì ha combattuto e ha vinto la morte, ma sulla croce ha vinto il male, che è peggio, che è molto più grave. Ha trasformato il male in bene. E noi contempliamo nell'Eucaristia questo. Contempliamo quanto è grande l'amore di Dio che in Gesù Cristo ha trasformato la condizione di cattiveria o di falsità che c'è nel mondo in un atto di amore. E naturalmente, quando contempliamo questo, chiediamo al Signore che quella medesima forza il Signore la ponga dentro di noi, che anche noi possiamo diventare dei costruttori di amore in mezzo al mondo in cui viviamo. Per fortuna non andremo a finire in croce, però delle parole cattive o dei gesti non buoni o degli atteggiamenti di invidia o di gelosia o di cattiveria, questi possono raggiungere la nostra vita. Li possiamo sperimentare, subire. L'Eucaristia ci serve a trasformare tutto questo in amore, perché noi saremmo istintivamente portati a diventare cattivi quando uno ci tratta con cattiveria, a rispondere al male con il male. La croce ha insegnato a vincere il male con il bene. Gesù ha fatto quello. E noi, quando guardiamo la croce, contempliamo questo dono grande di amore. E lo contempliamo perché l'amore con cui il Signore ha donato la sua vita per noi si imprima dentro di noi, nel nostro cuore. Perché non basta dire, come facciamo adesso, Gesù nella sua morte ha trasformato il male in bene. Bisogna che questa trasformazione noi la desideriamo, che diventi nel nostro cuore un bisogno, in modo che quando capiterà l'occasione diventiamo capaci anche noi di operare la stessa trasformazione in bene. La contemplazione dell'Eucaristia ci serve a questo, ci serve a interiorizzare l'amore del Signore, la figura, l'immagine, la memoria dell'amore del Signore. E ricordare che la sua vita è diventata pane spezzato, perché possiamo forse anche noi spezzare la propria vita gli uni per gli altri. I genitori non spezzano forse la loro vita per i figli? Non sacrificano molte cose della loro vita per i figli? Il marito per la moglie e la moglie per il marito? Questa dimensione qui è presente in molti comportamenti della nostra vita. È la necessità di sacrificarsi gli uni per gli altri, di spendere qualche cosa di sé per il bene degli altri. E la contemplazione dell'Eucaristia ci illumina e soprattutto ci dà la forza di fare tutto questo. Aggiungo una seconda riflessione, ce ne sarebbero molte da fare in questa direzione qui, ma evidentemente non possiamo mica farle tutte, altrimenti arriviamo tardi. La seconda riflessione molto semplice è questa qui. L'Eucaristia si fa con il pane. Il pane, si dice nella celebrazione dell'Eucaristia, diremo tra un po', è il frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Quindi, quella ostia che portiamo all'altare e che adoriamo nell'adorazione eucaristica è fatta con il frutto della terra e con il lavoro dell'uomo. Il pane non nasce pane, nasce frumento. E ci vuole
il lavoro del contadino, il lavoro del mugnaio, il lavoro del panettiere, perché quel pane possa diventare, quel frumento possa diventare pane. Dall'altra parte è la terra, è l'origine di quel frumento da cui ricaviamo il pane. La terra con tutti i suoi processi fisici e chemici. Perché? Perché nasca il pane ci vogliono i sali che sono sciolti nel terreno, ci vuole l'acqua per irrigare il terreno, ci vuole il sole perché con la sua energia trasformi tutte queste potenzialità in una vita che cresce. Ci vuole tutto questo. Quindi l'Eucaristia contiene la vita dell'uomo e contiene la struttura del mondo. Beh, quello che noi diciamo quando celebriamo l'Eucaristia è che il senso della vita umana, anzi, il senso del cosmo, del mondo, è contenuto nell'Eucaristia. Che è un'affermazione un po' grossa, probabilmente se un filosofo la sentisse andrebbe fuori dai gangheri. Ma per noi è così. Il mondo, dicono, ha 13 miliardi e 700 milioni di anni. E in questi 13 miliardi si è trasformato, evoluto, sono nate le stelle, sono nati i pianeti e in quello strano pianeta che è la Terra è nata tutta tutte le forme di vita che conosciamo bene. È stata una evoluzione lunghissima. Bene, la domanda è: che senso ha tutto questo impero straordinario di vita che si è sviluppato nella Terra, nel sistema solare e così via? Che senso ha la creazione di questo mondo infinito? E dal punto di vista della fede, la risposta è: tutto questo tende a suscitare nel mondo un atto di amore oblativo, cioè un atto di amore gratuito, un atto di amore sincero, generoso. È una meraviglia vedere la vita che si sviluppa. È una meraviglia vedere l'uomo che diventa sempre più forte o maturo o intelligente. Ma la meraviglia delle meraviglie è vedere un uomo che è capace di amare con un amore gratuito. Perché questo assomiglia a Dio. Dio è amore gratuito. E quando nel mondo nascono alcuni comportamenti di amore gratuito, il mondo ha in qualche modo la forma di Dio, una forma simile alla forma di Dio. E per noi questo è lo scopo di tutto. Quando San Paolo dice agli Efesini: voi venite edificati per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito, vuol dire Dio deve, vuole abitare in voi. Ma che cosa vuol dire che Dio abita in voi? In che cosa questo si manifesta? Si manifesta nella vostra capacità di amare. Quando la vostra capacità di amare diventa simile a quella di Dio, a quella che abbiamo visto in Gesù Cristo sulla croce, allora la vostra vita è vita che contiene la presenza di Dio. E questo dà senso alla terra, al sistema solare, al mondo intero. L'atto di amore oblativo, l'atto di amore generoso, l'atto di amore gratuito. E se noi contempliamo l'Eucaristia è perché vorremmo diventare capaci non di fare degli atti eroici straordinari, ma di vivere nel quotidiano la capacità di dono reciproco, la capacità di essere attenti agli altri, di spendere qualche cosa anche di noi stessi per gli altri, nella convinzione che quando amiamo miglioriamo la condizione degli altri, facciamo un po' di bene, ma miglioriamo anche
la nostra condizione. È una persona che ama vale molto di più di una persona che non riesce ad amare o che non vuole amare. Se riusciamo a fare della nostra vita una vita spezzata, è il senso della nostra vita è pieno, è completo. E allora noi contempliamo l'Eucaristia perché, ammirando la completezza della vita di Gesù, che non è vissuto per se stesso, ma per noi, nasca in noi il desiderio di vivere anche noi facendoci servi gli uni degli altri, e possiamo avere la forza e il coraggio che il servizio degli altri richiede, perché bisogna rinunciare a qualche cosa di se stessi, e rinunciare a qualcosa di se stessi è difficilissimo, perché abbiamo l'impressione di perdere. Invece, proprio in quello c'è la possibilità di guadagnare. Ricordate l'espressione del Vangelo, e mi fermo qui: chi tiene stretta la sua vita per sé la perderà, ma chi perderà la sua vita per me e per il Vangelo la troverà. E vuol dire, se la vita la teniamo stretta per noi, poco alla volta si squaglia. La vita è così, dura qualche anno, ma poi viene meno. Ma se riusciamo a trasformare la nostra vita in un atto di amore oblativo, rendiamo la nostra vita eterna, perché l'amore oblativo è Dio. E quando la nostra vita prende un pochino della forma dell'amore, prende un pochino di Dio, diventa almeno un pochino eterna. Per questo ammiriamo il dono del Signore nell'Eucaristia e per questo facciamo l'adorazione eucaristica. Siamo convinti, e anche qui qualcuno potrebbe prendermi per un illuso, siamo convinti che questo può cambiare il mondo, che stare davanti all'atto di amore di Dio in Gesù Cristo può davvero cambiare la società in cui siamo, non in modo magico, ma attraverso i gesti di amore che l'Eucaristia suscita, attraverso i desideri di bene che l'Eucaristia produce in noi. Ecco, per questo sono venuto volentieri a celebrare questo anniversario con voi e a pregare il Signore che vi dia la forza di perseverare, di andare avanti con una fede grande, con una speranza grande, e di lasciare che l'Eucaristia che contempliamo nella adorazione cambi i nostri sentimenti, i nostri pensieri e arrivi a cambiare poi i nostri comportamenti.